Giulio Perucci, innanzitutto girano le Aulin qui per Vittorio Esposito, a tutti i giocatori ci vorrebbe. Ah, sì, diciamo, fatto un secondo tempo importante, punizione e assist, quindi c'è da applaudirlo. Ecco, parliamo innanzitutto di te e di alcuni imprenditori che ti sono vicino, soprattutto l'associazione Noi Siamo il Campobasso. Si è partiti d'estate per fare le cose in grande, il tutto era legato anche ad incassi, a più abbonamenti, anche incassi domenicali. Tutto questo non sta arrivando. Come potrebbero essere le casse a questo punto del Campobasso Calcio, visto che i risultati non arrivano e gente non se ne vede? Ma è chiaro che non è che facciamo capo soltanto sugli incassi, è chiaro, perché sennò sarebbe stata un'avventura sbagliata in partenza. È chiaro che in questo momento ci sono degli incassi deficitari, però dobbiamo fare anche delle valutazioni in questo momento principalmente tecniche, perché insomma la squadra purtroppo non sta dando quello che ci aspettavamo, anzi al di sotto veramente delle nostre aspettative. Quindi in questo momento c'è un'emergenza tecnica, cioè nel senso che siamo in piena lotta per non retrocedere e quindi ora insieme all'allenatore, al direttore sportivo e noi tutti insieme dobbiamo essere bravi a gestire questa che per noi è una novità. Tutti credono nella gestione, soprattutto da parte tua, economica, da persona seria che sei. In questo momento però non si sono mai fatti calcoli budget economici. Qualcuno dice che il Campobasso avrebbe speso 1 milione per fare questo campionato. No, ma magari averceli questi soldi assolutamente non è così. Abbiamo, ripeto, qualcosa in più rispetto a quello speso l'anno scorso, però vabbè, insomma, siamo persone serie, siamo di Campobasso, quindi in questo momento dobbiamo guardare al problema tecnico e al problema anche societario, ai bilanci societari, e cercando con questa sessione di mercato che si sta aprendo di rinforzare la squadra. Naturalmente qualcuno ci lascerà sicuramente perché erano stati presi con altri obiettivi. Ecco, presi singolarmente sono tutti degli ottimi calciatori. Allora, che cosa è mancato in questi 4 mesi? Sono cose che mi chiedo da 4 mesi. Paradossalmente tutti i ragazzi hanno richieste importanti di squadre di vertice di Serie D, qualcuno in Lega Pro. Qui probabilmente non è scattata la scintilla, non si è creato proprio un gruppo per quanto riguarda il campo all'altezza della situazione. Purtroppo in questo momento non possiamo piangerci addosso, dobbiamo reagire e dobbiamo farlo con intelligenza. Con Favo si sta vedendo qualcosa di buono, già qualche geometria. Tornando però all'aspetto di Cappellacci, Minadeo si è fidato di Cappellacci, Cappellacci non si è fidato di Minadeo, alla fine purtroppo è andata così. Ma diciamo che ci siamo fidati tutti di Cappellacci, che insomma pensavamo e io lo penso ancora dentro di me di aver fatto la scelta giusta. È chiaro che vedere i risultati, vedere la classifica, mi verrebbe da dire che abbiamo sbagliato tutto. Però il primo tempo della squadra di oggi, la partita di Fano domenica scorsa, siamo ancora convinti di aver messo su un organico importante. Faccio due nomi, visto che tu sei giovane quanto me, quindi i tempi della Serie B li ricordiamo soltanto per averli letti sui giornali e No, non vi qualcosa. vissuti quando eravamo troppo piccoli. Me lo ricordo, me le Però ricordo un po'. parlando invece del calcio di adesso, di questi ultimi anni, Adelmo Berardo è stata una figura chiave per il nostro Campobasso. È stato mai contattato, avvicinato e poi aggiungerei anche Vittorio Esposito. Ma per quanto riguarda Adelmo, insomma, io ho parlato con lui l'ultima volta l'estate scorsa. Niente, abbiamo fatto una chiacchierata. Penso che tutti voi sappiate che questa è una società aperta a tutti. Poi però fondamentalmente con lui c'è stata solo una chiacchierata l'estate scorsa. È Berardo che è il Campobasso che avrebbe bisogno di una mano da Berardo. Vabbè, ma qua il Campobasso ha bisogno della mano di tutti e di tanti, le porte sono aperte per tutti, te lo ribadisco. Per quanto riguarda Esposito lo abbiamo cercato dopo che ha fatto la rescissione con il Pescara, però poi lui ha deciso di andare a Matelica.
e quindi insomma questa sarà una settimana, ripeto, decisiva, perché insieme all'allenatore, insieme alla società, già una chiacchiera l'avevamo fatta, quindi la dovremmo soltanto adesso, alla luce del risultato di oggi, cercare di farla quadrare.